La gara più difficile, perché la vedi, la tua storia del campionato che vuole cambiare. Vedi l'obiettivo, ma ci sono gli avversari, ci sono le energie centellinate, ci sono i nervi, sono gare che vanno appunto portate avanti sui nervi. Così noto Vibonese, e così la gara, la classica partita dove l'episodio può incidere o affondare come una lama. Poche le azioni, con la prima al settimo, con sottomisura Merito che non trova l'impatto col pallone, grande occasione su un'azione nata dalla destra, su un cross. L'attimo per concludere al trentesimo, primo episodio in cui l'arbitro dà peso alla sua decisione su un fallo di Marinaria. Evidente l'impatto del pallone col braccio del giocatore della Vibonese. Fa andare avanti. Si arriva così fino alla fine della gara, era il trentesimo, ed è stata una gara a fermo immagine, una gara che non si spostava dal centro del campo. 47esimo. La Vibonese rischia di far cambiare il volto alla gara. Cosenza, il numero 10 della Vibonese, spreca malamente da una grande posizione in campo. Risponde il Noto, e adesso su azioni individuali soprattutto, appunto risponde il Noto con una conclusione dai 20 metri del difensore Intelisano. Poi è ancora Noto perché cresce il Noto, in qualche modo impone lo spazio, il territorio. Si arriva al cross di Merito dalla sinistra, di destro, fa gridare al gol, pallone che finisce di poco alto dall'incrocio dei pali. L'occasione, quella che cambia la partita, è all'83esimo, su un'incursione di Trimarco in aria, il suo diagonale e il contatto. L'arbitro non ha dubbi, decreta il calcio di rigore. Sant'Agnello, segnalato da Mister Betta, si incarica della massima punizione. E l'occasione che ti cambia la stagione è l'occasione di vedere il Noto al di fuori di quello che è il recinto dei playout. Sant'Agnello spiazza il portiere avversario. Apoteosi, maglia tolta, ammonito, fine gara, e si percepisce che il Noto è fuori dai playout. Si percepisce da una classifica, si percepisce da cosa è venuto fuori. Poi nel dopogara, dalle dichiarazioni. Mancano 3 giornate, è vero, ma Betta dice: adesso sta a noi, prima dipendevamo dagli altri.